Secondi, posso? Sì, sì, certo. Lei si chiama? Cadoni Giuseppe. Ah no, si deve spostare un po' il microfono, signor. Cadoni Giuseppe. Senta, io devo avvisarla che lei oggi viene sentito come testimone. Il testimone ha l'obbligo di dire la verità, perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti, che non dicono tutta la verità, commettono il reato di falsa testimonianza. Legga quella formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità complete. Prego. Le generalità. Cadoni Giuseppe, nato a Palermo il 28 marzo 1953. Residente? A Regalbuto, in via Isonzo 14. Vabbè, pubblico ministero a domanda, mi pare avesse detto che non ne ha. A chiarimento? Non ci sono mai da chiarimento. Avvocato Repice, era anche sue teste, mi pare. Ora, grazie Presidente. Avvocato Repice. Buongiorno signor Cadoni. Buongiorno. Lei aveva rapporti di parentela con Antonino Agostino? Cugini di primo grado. Cugini di primo grado. Ha rapporti di parentela col signor Daniele Agostino? Daniele Agostino, sì, cugino di primo grado. Lei con suo cugino Nino Agostino aveva rapporti di frequentazione? Se, certo che sì. Sì, sì, assolutamente. Sì. Le chiedo di questa, diciamo, vicinanza fra lei e il suo cugino Nino Agostino fosse circostanza nota all'altro cugino Daniele Agostino? Sì, perché da parte di mamma siamo una famiglia molto unita, quindi era ricorrente incontrarci per le festività e non solo. Io sono il più grande, quindi loro erano un poco più piccoli, allora ogni tanto facevo il cugino con un poco più grande, ma semplicemente per un fatto anagrafico. Va bene. Senta, ha visto, percepito mai preoccupazioni di suo cugino nel periodo precedente alla sua uccisione? Preoccupazione? Suo cugino Nino Agostino. Sì, parliamo di Nino. Di preoccupazione? Beh, non tanto, lui era un tipo piuttosto, come dire, restio, chiuso, non dava a vedere molte emozioni, ma non mi pareva che avesse qualcosa di particolarmente preoccupante, se non il fatto che si stava per sposare e quindi aveva tutta una serie di situazioni con la fidanzata, nonché poi sua moglie, e quindi io pensavo che fosse un fatto così, diciamo, di natura normale. Quindi limitò la sua... La sua percezione fu solo questa, non di preoccupazioni che andavano oltre la questione, diciamo, matrimoniale. Il giorno del matrimonio no, il giorno del matrimonio era poco empatico e soprattutto anche con gli amici, con me e altri, eccetera. Non dico che era poco affettuoso, ma era piuttosto sulle sue. Io ho chiesto, mi ha detto no niente e finì lì. Sa se suo cugino Nino Agostino ha mai avuto rapporti con il dottor Giovanni Falcone? Sì. E quando fu la prima volta che lei ebbe questa notizia? Quando ha finito la scuola di polizia ed è rientrato a Palermo. Una sera, adesso non so indicare, sono passati 30 anni, comunque la sera era periodo estivo, era stato comandato a fare un servizio presso l'abitazione del dottore Falcone all'Addaura. E poi dopo due giorni così ci siamo incontrati e stranamente mi fece tutta una serie di domande sulla persona, sulla personalità, che cosa pensavo o meno di questo magistrato. Abbiamo avuto più o meno siamo stati a parlare, comunque lì in quell'occasione avevo capito che lui era rimasto particolarmente affascinato dal carisma del dottore Falcone.
questo colloquio avviene circa 2 giorni dopo il servizio prestato da lui. 2 o 3 giorni dopo, sì, mi ricordo, cioè, così a distanza, cioè, di pochi giorni. Perché aveva detto: sono stato lì, ho fatto questa cosa, eccetera. E non era solo, era anche con altri colleghi, evidentemente. Quando avete parlato? No, l'atto del servizio. Quando abbiamo parlato eravamo io e lui. E quando parlavamo del suo lavoro eravamo solo io e lui e basta. Bene. E che cosa fu che le diede questa, diciamo, percezione, questa sensazione di valutazione di Nino Agostino a proposito del dottor Falcone, di grande carisma e di grande, mi pare di capire, contentezza nell'averlo conosciuto? Assolutamente così, e soprattutto in un'occasione particolare, ero, mi pare, alle parti di Piazza Massimo o qualcosa del genere, o gli avevo chiesto un passaggio, gli dovevo dare un passaggio, lui mi doveva dare un passaggio, comunque ci siamo incontrati fortuitamente, siamo stati a scherzare perché siamo tutte e due persone simpatiche, allegre. Da questo punto di vista, quando ci incontravamo ci facevamo molta festa, e lo invitai a venire con me, lui mi ha detto no, ho da fare. Onestamente pensavo che avesse qualche appuntamento galante, anche perché era un bel ragazzo, aveva un discreto successo con le donne, eccetera, quindi lo prendevo in giro. E mi disse no, ho un appuntamento con Giovanni. Su Giovanni non mi venne subito alla mente, e poi ho detto Giovanni, vabbè, ho capito, grazie, e se ne andò. Quando lei disse a suo cugino vabbè, ho capito, che cosa aveva capito? Che era il giudice Falcone. Però la mia domanda in realtà era parzialmente diversa, cioè che cosa fu di ciò che le disse suo cugino a proposito del dottor Falcone che le diede la percezione di una sua particolare, di un suo particolare compiacimento nel averlo conosciuto e nell'avere rapporti con lui? Mi disse letteralmente, adesso cerco di citare a memoria quello che lui mi disse, più o meno tipo: mi farebbe davvero piacere a lavorare con una persona come lui e cose di questo genere. Tant'è che io dissi: ma pensaci. Rispetto al momento della sua uccisione, riesce a ricordare quanto tempo prima può essere avvenuta questo dialogo? No, guardi, poco l'abbiamo avuto lì a proposito di questa data. Lui è stato ucciso insieme a Ida i primi di agosto, e dovevamo andare tutti quanti insieme in Grecia, viaggio che poi va lì perché lui aveva deciso di fare il viaggio di nozze da solo con la moglie. Naturalmente gli amici non ci siamo opposti, ho detto c'è il viaggio di nozze che viene a fare con noi, e quindi poi noi siamo partiti, lui è partito prima, quando lui è rientrato io non c'ero, e quindi poi quando sono rientrato verso la fine di agosto, il 20, il 21, a fatti completamente oramai avvenuti, e quindi non ho avuto più modo di incontrarlo, di parlare e cose di questo genere. L'ultima notte che l'ho visto è stata la notte che lui si è sposato. Bene. E rispetto allora all'ultima volta che lei l'ha visto, questo colloquio sul dottor Falcone più o meno riesce a ricordare quanto tempo prima era? No, avvocato, la prego. Non... No, se io le ho fatto la domanda. Se dico, lei non è in grado, lo dica chiaramente. Sì, non sono nemmeno nelle condizioni di ricostruirlo con una certa sicurezza, perché se avessi avuto un'agenda davanti, io scrivo sempre tutte cose, probabilmente potrei essere più preciso, ma non lo so, ma non mi azzardo, potrei essere fuorviante. E senta, con suo cugino Nino Agostino parlaste mai di libri? Di libri? Libri. Di libri, sì, c'è una vicenda legata a un libro particolare. Cioè? Se non ricordo male, lui aveva comprato un libro di Wilbur Smith che si chiama Sulla rotta degli squali o qualcosa del genere, che lui aveva prestato a suo compare, a Lupo, a Francesco Lupo, a Franco Lupo. Siamo amici perché frequentavamo la stessa comitiva.
Franco l'ha letto e poi mi ha detto, c'è Nino che mi ha detto leggiti sto libro, eccetera. Leggilo pure tu, vedi che cosa ne pensi, che cosa ne trai, eccetera. Al di là del fatto che è un giudizio prettamente personale, non c'entra niente, Wilbur Smith non mi piace assolutamente. L'ho letto più di una volta, cercando di capire poi alla luce di quello che era successo dopo, che cosa avesse mai potuto cercare di indicare attraverso questo libro. Bene. Libro che ho ancora io a casa mia. Sì, ma quindi lei, oltre che con Francesco Lupo, ne ha parlato personalmente anche con Nino Agostino di questo libro? Quando Franco me l'ha dato non l'ho sentito, poi mi sono sentito con Franco, con lui non ho avuto modo di parlarne direttamente, altrimenti gli avrei pure chiesto che il libro ti sta leggendo. Presidente, il verbale è stato acquisito, quindi diciamo... però... Molte di queste circostanze erano già indicate nel verbale, diciamo. Sì, no, però diciamo, io mi permetto di fare... di leggere proprio una singola sì. frase per diciamo chiedere un chiarimento al testimone. Sì. Sì. Lei disse, la domanda era, ha qualcos'altro da aggiungere? E lei disse, ricordo un episodio strano che riguarda mio cugino Nino, e lui, che non era un lettore, ebbe a prestarmi il libro dello scrittore Wilbur Smith intitolato Sulla rotta degli squali. Perfetto. Invitandomi a leggerlo e a riferirgli cosa ne pensassi. Esatto, sì, corretto, corretto. Quindi, non mi ricordavo, questa è stata in una delle tante volte che ho dovuto deporre per mio cugino. Sì, io le ho letto infatti un verbale di sue sommarie informazioni del 14 novembre del 2017. Quindi 4 anni fa. E le chiedo, questo episodio a proposito del libro... lei ricorda quanto tempo prima rispetto all'omicidio avvenne? Parecchio. Ma c'è nel verbale già, sì. E l'ha letto nella contestazione? No, non l'ho letto proprio per... Terza d'aprile. E non l'avevo letto, proprio per... Alcuni mesi prima sicuramente. Ma rispetto a questo episodio, l'episodio in cui parlasse del dottor Falcone... Era vicino, lontano? No, lontano. Almeno 5-6 mesi. Poi tutto questo è stato con una cadenza almeno di 3-4 mesi ogni volta. Che poi sono tutta una serie di episodi che mi ricordo così a flash, perché sì, sì. Poi andando a... sono stato chiamato, deposto. Quindi poi uno magari dopo la deposizione riflette, si ricorda di qualche altra cosa, l'aggiunge alla deposizione dopo. Ma... Le date onestamente faccio davvero fatica. Se ho capito bene, prima venne il colloquio sul dottor Falcone e poi quello sul libro? Sì. Nel parlarle, nel darle indicazioni su questo libro, Nino Agostino le fece un qualche riferimento specifico? Cioè le spiegò il motivo per cui lui le parlò di questo libro? No. È un'occasione unica o vi capitava di conversare su libri? No, un'occasione unica. Non era un amante, non legge. Infatti la cosa mi ha tranizzato, perché lui di solito non fumetti, ma libri mai. Quindi è stata la prima e unica volta in cui avete parlato di un libro? Assolutamente così. Va bene, Presidente, io non ho altre domande da fare, grazie. Ci sono altre domande? Avvocato La Scozzola? Sì, Presidente, qualche domanda anch'io, chiarimento anche in relazione a quando... No, Naimo è onorato. Presidente. Avvocato Renzi. Sì, Presidente, prima di passare diciamo al calendario dell'udienza, io avevo una richiesta di produzione documentale. Sì, prego, Avvocato. Sì, Presidente, sia il teste Cadoni sia il teste Lupo hanno riferito della segnalazione fatta da Antonino Agostino circa il libro
scritto da Wilbur Smith, dal titolo Sulla rotta degli squali. Entrambi hanno spiegato che ex post l'impressione, posto che fu l'unica volta per entrambi in cui il signor Agostino aveva segnalato un libro, che quel libro potesse avere un qualche riferimento rispetto alla vicenda che poi aveva portato alla uccisione del poliziotto Agostino. Libro che io mi sono procurato, naturalmente nelle edizioni reperibili alla data odierna, che sicuramente sarà diversa rispetto a quella del 1989, però il contenuto naturalmente è il medesimo. Nella ultima di copertina c'è un brevissimo sunto di poche righe in cui si dice: Henry Fletcher ama il mare, la sua barca e la pace delle calde notti tropicali. A St. Mary, la perla dell'Oceano Indiano, si è costruito una capanna sulla spiaggia, organizza battute di pesca subacquea e d'altura e aspetta che i fantasmi del suo passato lo abbandonino per sempre. Ma l'avventura gli scorre nelle vene più impetuosa di un ciclone e, anche se ha il volto sinistro del crimine e il fascino perfido del denaro, Henry non può tirarsi indietro, anche a costo di trasformarsi da freddo cacciatore a preda indifesa. Ora, io spiego qual è la prospettazione. Secondo me il ricercatore di tesori è una metafora a indicare il ricercatore di latitanti che era Nino Agostino, che si trovò da ricercatore, da cacciatore, si trovò nella veste di preda indifesa. Naturalmente queste sono valutazioni che io faccio per spiegare la ragione di questa produzione documentale, sulla quale ovviamente la mia non è un'interpretazione autentica. Io ritengo che però sia un documento che sia suscettibile di acquisizione probatoria ai sensi dell'articolo 234 in relazione al suo contenuto. Naturalmente questo non prova la veridicità di fatti, tantomeno dei fatti di fiction che sono l'oggetto del libro, ma in relazione a ciò che spinse il poliziotto Antonino Agostino a consegnare questo libro, più o meno come un biglietto dentro una bottiglia, a due persone a cui era particolarmente legato. E questo è il motivo per cui, ai sensi dell'articolo 234, chiedo l'acquisizione di questo libro. Allora, pubblico ministero. Sì, Presidente, non c'è opposizione da parte nostra. Io volevo soltanto ricordare che Antonino Agostino era un soggetto molto particolare. Abbiamo acquisito oggi un verbale, lo vedrete, in cui si ricava che lui lasciava la macchina da un carrozziere, il carrozziere aveva detto di fare, non mi ricordo quale mestiere, cioè non aveva neanche detto di fare il poliziotto, che sarebbe proprio il minimo. Quindi, come? Lavorava al mercato ortofrutticolo. Ah, ecco, lavorava al mercato ortofrutticolo. Secondo me anche c'era un po' di gioco in tutto questo, però indubbiamente era una persona molto riservata, quindi che ci sta, che ci possa essere stato questo ragionamento di far passare un messaggio nella prospettiva che poteva esserci un pericolo per lui, in modo tale che rimanesse qualche cosa dopo. Quindi anche noi abbiamo fatto le medesime, diciamo, considerazioni dell'avvocato che adesso ha rassegnato l'avvocato. Noi riteniamo che sia utile che in ogni caso la Corte debba poter leggere e decidere autonomamente se questo è vero. Quindi ci associamo. Le altre parti civili? Si associa e rimette alla Corte. Non ho capito niente. Scusate. L'avvocato Modica si rimette alla Corte. Sì. Presidente, noi per l'Associazione Libera ci associamo alla richiesta. L'avvocato Monastra si associa alla richiesta. Avvocato Scozzola? Presidente, io mi oppongo, anche perché ritengo che un libro non possa essere definito documento. Secondo, perché non dimentichiamo che proprio i due testi che hanno avuto nelle mani questo libro hanno riferito che si tratta di una loro impressione,
Se l'impressione può entrare in un processo penale, chiaramente la Corte ammetterà questo, fermo restando che per me non è documento, per cui sotto tale aspetto mi oppongo all'acquisizione del libro. Intanto volevo dire, io non so se è una, come dire, una, è sfuggito, insomma, nella carpettina che il pubblico ministero ha consegnato alla Corte delle dichiarazioni di Cadone Giuseppe, alla fine c'è questa copia di un assunto che forse... Sì, non riuscivo più a trovarla, Presidente, la volevo leggere poco fa, ma non la trovavo, ecco dov'è. E non è sufficiente questo, Avvocato Repici? Presidente, naturalmente no, perché... ciò che è stato letto da Nino Agostino è il libro. E il contenuto del libro, che è riconducibile alla opera di fantasia dell'autore Wilbur Smith, naturalmente non è la sinossi che viene fatta da un editor di una casa editrice italiana. Quello è come se fosse un memoriale lasciato... in ipotesi, lasciato proprio da Nino Agostino. Vabbè, e allora, la Corte allo Stato ritiene che la richiesta sia estremamente esplorativa, inevitabilmente correlata a valutazioni del tutto soggettive e generiche, pertanto invita l'avvocato, e quindi sotto il profilo della conducenza, allo Stato invita l'avvocato Repici ad individuare, nello specifico, parti, brani, tratti del libro che, avviso ovviamente dell'avvocato Repici, possano avere rilevanza nel presente processo. Quindi allo Stato rigettiamo. Lei poi ci indicherà quali sono le pagine, i passaggi, le parti che a suo avviso possono essere rilevanti per questo processo. Posso avere la parola? Sì, Presidente, io naturalmente il libro prima di produrlo l'ho letto e non una sola volta. E naturalmente un libro opera di fantasia, non è che si possono prendere due pagine e non tutto il resto, perché altrimenti, cioè, io inviterei chiunque, anche Pico della Mirandola o Leonardo da Vinci, a leggere due pagine di un libro di fantasia e capire tutto quello che c'è. Spiego io che cosa ci ho trovato in quel libro. In quel libro c'è un soggetto che fa il cacciatore di tesori e che a un certo punto, in questa sua attività, viene messo a rischio della vita con degli attentati che subisce proprio ad opera di altri cacciatori di tesori. Nella seconda parte di questo libro, al momento in cui si trova coinvolto in una particolare ricerca di un tesoro, la sua vita viene messa a rischio in relazione a un suo legame con una donna. E il rischio viene amplificato dal fatto che la operazione di ricerca dei tesori è seguita da una forza di polizia istituzionalmente tale, si parla di polizia inglese, non c'entra niente naturalmente con gli organismi di polizia italiana. E quindi c'è un doppio livello di pericolo vissuto dal protagonista di quel libro, che secondo me è il soggetto nel quale si immedesimò Nino Agostino, da un lato da parte di soggetti criminali e dall'altro anche all'interno delle relazioni con appartenenti a organismi di polizia. Tutto questo che io ho sintetizzato in non so qualche minuto naturalmente si sviluppa come ogni opera di fantasia in una trama particolarmente lunga di centinaia di pagine. Rispetto a questo, prendere qualche pagina è assolutamente impossibile, perché questo è ciò che io ho ricostruito. Poiché era, secondo la mia prospettazione, la ricostruzione che ha fatto Nino Agostino di quel libro, vedendo lui, la sua persona, esattamente o comunque in una posizione molto simile a quella del protagonista del libro, io ritengo che se vogliamo cercare di capire quali siano state le
preoccupazioni che hanno angosciato le ultime settimane, gli ultimi mesi di vita di Nino Agostino, ne possiamo trarre elementi dalla lettura dell'intero libro. Per questo io lo conosco tutto e ho spiegato qual è il senso. È impossibile, a mio modo di vedere, poter indicare solo alcune pagine, perché semplicemente mi permetto di osservare, ma proprio davvero con umiltà, che non si capirebbe niente. Va bene, avvocato, la Corte si riserva. Ovviamente, avvocato, normalmente con i documenti cosa succede? Che il giudice li valuta nel contenuto e stabilisce la loro conducenza o no. Così, con 400 pagine di libro, ovviamente ci dovremmo fidare di quello, del suo assunto e della sua interpretazione. Normalmente questo accade, che il giudice valuta il documento sulla base del suo contenuto e ne ritiene la pertinenza, la conducenza o meno. Quindi allo Stato ci riserviamo. Resta qua il libro, questo pubblico ministero, la sinossi, la può recuperare e così andiamo avanti. Va bene, quindi per la prossima udienza, sì, questo lo diamo grazie al pubblico ministero, per la prossima udienza, era il 19.